io sto bene da quando sto con te qua, con Ciara di Rosa. Questa è una bugia davvero grande, ma proprio grande davvero. Comunque senti, parliamo di cose serie oggi. Direi, appuntamento importante qui su Radio Rosa, c'è da fare un'intervista perché qui c'è il praticamente un solo rappresentante di questa band che suona jazz, però sono un bel gruppo e quindi diamo il benvenuto a Giovanni Ghizzani. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, e tu fai parte di questo gruppo jazz che si chiama, a me è successo comunque, Lost in the Supermarket, cioè persi nel supermarket. Sai, una volta mi sono perso, ora non c'entra niente, però insomma, se il supermercato è piccolo, bene, perché se no insomma, però intanto complimenti perché già il nome è carino da parte sua. Allora senti, parlaci di questa band, di quanti siete, strumenti eccetera eccetera. Sì, allora, Lost in the Supermarket è un quartetto, di musica jazz con la voce, quindi siamo tre strumentisti e una strumentista vocale, quindi una cantante, perché diciamo che è proprio concepita in questo modo la band, cioè che siamo quattro strumenti e, perché il jazz spesso non è cantato, comunque la voce fa delle cose molto più convenzionali, invece è la musica che si deve sentire di più. Sì, di solito ecco è un po' di sì, è differente, mentre in questo gruppo qui la voce fa proprio il ruolo che farebbe un sax, una tromba, quindi improvvisa e fa tutte delle linee melodiche anche molto complesse che di solito appunto farebbero degli strumenti a fiato. Così è nata diciamo l'idea musicale che sta alla base di questo quartetto. Vorrei tornare al nome Lost in the Supermarket, ma perché questo nome così particolare? Guarda, perché fondamentalmente è quella cosa che succede un po' a tutti quando entrano in uno di questi centri commerciali enormi, tra lucine, scaffali pieni di colori, e sostanzialmente ogni tanto si perde il punto, no? Ci si trova da soli col nostro carrello e non sappiamo più dove andare, ci si sente un po' persi fino a che non si vede la cassa. Come ti dicevo prima. Assolutamente, è proprio una cosa che succede a me spessissimo, specialmente a Bologna, che è la città dove io attualmente abito, e ci sono questi centri commerciali davvero enormi e lì viene spesso di perdersi insomma. Senti, ti faccio una domanda, infatti la vostra base insomma è, voi siete originari di Bologna oppure è proprio il gruppo si riunisce lì per creare, studiare, insomma suonare? Beh, ma dall'accento tu di Bologna non esatto, sei, sì. È questo che gli ho fatto la domanda, perché insomma a Bologna diciamo sì, sono marchiato a fuoco proprio per questa cadenza lievemente toscana. Lievemente. Esatto, lievemente, esatto, proprio. Sì, 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 allora nessuno tipo di noi possiamo esatto, dire, esatto, esatto. Okay. No, nessuno di noi è bolognese, siamo diciamo tutti di zone sparse, perché il batterista è siciliano, il bassista è del Trentino Alto Adige, la cantante è calabrese e io appunto sono di questa zona, sono di Poggi Bonzi, e quindi ci siamo trovati per motivi di studio, perché abbiamo fatto dei corsi di perfezionamento, cioè la magistrale del conservatorio a Bologna, e poi da lì ci siamo stabilizzati e abbiamo cominciato a collaborare in questo gruppo. Bene, senti, io vedo qui che siete, quindi hai già detto quattro, dunque la voce che è una donna, Anaïs Del Sordo, poi Giovanni Ghizzani pianoforte, poi c'è Stefano Maimone al basso, esatto, e Giuseppe Sardini alla batteria. Alla batteria. Queste perlomeno li abbiamo citati, nel esatto, caso ci esatto, ascoltando. Certo, certo. Senti, io vedo anche una cosa importante qui, insomma, ecco, qui si parla di Umbria Jazz e quando si parla di Umbria Jazz, insomma, è davvero notevole. Allora, avete fatto parte, avete fatto un concorso? Sì, esatto, abbiamo partecipato l'anno scorso al Conad Jazz Contest, che è il concorso che organizza Umbria Jazz, e lì vincemmo il premio della giuria popolare, quindi diciamo che siamo stati il gruppo che ha ricevuto più voti a livello nazionale e quindi ci ha permesso questo di esibirci sul palco diciamo di Umbria Jazz durante la rassegna. Prestigioso, ecco. Infatti una cosa molto prestigiosa quando voi in realtà siete giovani, tu almeno lo sei molto insomma. Esatto, sì sì, diciamo sì sì sì, siamo tutti grosso modo sui 30 o under 30, quindi abbastanza giovani ancora. Davvero, senti. Dunque, altra domanda che ti voglio fare, insomma, ecco, qui vedo che ci sono anche, che la cantante Anaïs Del Sordo ha vinto un premio come miglior musicista del contest.
Quando questo? Sì, questo è successo per ben due volte quest'anno. La prima è successa in Basilicata, quando abbiamo passato le selezioni per il Marzicovetere Jazz Contest, che è un concorso di musica jazz per band emergenti che organizza la regione Basilicata, e lì appunto lei vinse il premio come miglior musicista del concorso. E non solo, sempre la nostra, diciamo, front woman ha vinto anche il premio come miglior musicista, anzi come miglior cantante in Romania, nell'ambito del CBU Jazz Competition che abbiamo sostenuto, diciamo, lo scorso ottobre, quindi è una cosa recentissima. Siamo andati là in Romania a suonare 4 giorni perché c'era questo concorso, che abbiamo superato le selezioni e quindi siamo andati là. Si va bene. Abbiamo parlato del passato, parliamo adesso del futuro. Che progetti avete? Ma guarda, nel futuro sicuramente vogliamo portare avanti il nostro album, che è uscito, anche l'album è uscito 2 mesi fa per un'etichetta di jazz molto importante in Italia, che è la 12 Lune, e quindi vogliamo portare avanti il nostro disco, portarlo in giro, suonarlo in giro più possibile anche all'estero, e abbiamo già fatto il release, quindi tutte le date di presentazione del disco del 2019, ora avremo quelle del 2020, e poi sicuramente mettere in cantiere anche nuovi pezzi, nuova musica originale sempre. Quello è importante. Senti, io ho notato solo adesso, e se ho sbagliato ti chiedo scusa, che qui voi fate dei brani di matrice tipicamente jazzistica, però contemporanea, pur attingendo a contaminazioni pop, rock, latin e fusion. Sì, assolutamente. Ecco, spiegaci un po' meglio. Sì, dunque io compongo, diciamo, tutti i pezzi che abbiamo suonato con questo gruppo, che fanno parte appunto del nostro album, mentre la cantante Anaïs scrive i testi che vengono messi su questi pezzi, e sostanzialmente ci si sente dentro un po' di tutto, cioè ci si sente dentro dal jazz al pop, al funky, al rock, cioè tutti i generi che fondamentalmente abbiamo ascoltato e fanno parte anche del nostro background musicale. Bene, io direi che a questo punto noi siamo pronti anche per far ascoltare ai nostri ascoltatori di Radio Rosa la canzone di Lost in Supermarket. Cioè, il titolo mi fa sorridere davvero. È simpatico, grande, fa molta simpatia. Cioè, una grande idea. E soprattutto non immagineresti che si tratta di jazz, perché è una cosa così alla mano, alla portata di tutti alla fine, esatto, al supermercato, che insomma è un po' un controsenso, sì, però sì, probabilmente... Sì. Siamo jazzisti che non se la tirano. Bravissimo, bene, e questo ci piace molto. Questo ci piace davvero. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo di averci visitato qui negli studi di Radio Rosa, all'interno di Ciao Radio Rosa, e adesso facciamo intanto ovviamente ci salutiamo, però prima ci salutiamo e poi facciamo ascoltare la canzone. L'appuntamento sarà per, non lo so, un progetto futuro da venire a presentare qui ovviamente a Radio Rosa. Quando sarà tutto composto magari ci rifai sapere e noi ti riospitiamo molto volentieri. Grazie infinite e buona serata. Grazie, un saluto a Giovanni Ghizzani. Adesso ci ascoltiamo Lost in the Supermarket con New Horizons. Cause now